Con 9 punti, attualmente quinta, la Scozia di Ben Cotter, per l'ultima volta alla guida, potrebbe anche chiudere meglio in classifica in caso di vittoria sull'Italia. Gli scozzesi intendono rifarsi dopo la sconfitta a Twickenham del turno precedente. L'Italia, che finirà in fondo alla classifica per la seconda stagione consecutiva, scende in campo con l'obiettivo di evitare la quinta sconfitta del 2017, l'undicesima del torneo. Subito vantaggio per la Scozia grazie a un calcio di punizione assegnato contro gli azzurri in mischia dall'arbitro Pascal Gauzès. Hogg trova i pali da più di 40 metri e porta la Scozia in vantaggio per 3-0 al quarto minuto. Il maltempo e il campo bagnato influenzano il gioco. Passano 25 minuti prima che la Scozia riesca a bucare la linea difensiva azzurra con Hugh Jones, che però scivola mentre si lancia in meta. Jones è infortunato e viene sostituito da Matt Scott. Dopo poco ci prova Tim Visser, che riceve un calcio lungo da Finn Russell e arriva in meta, ma commette però un in avanti. Si salva l'Italia. Dopo una lunga fase di attacco scozzese, la meta arriva con Finn Russell al 29esimo, grazie a una serie di pick and go che mettono a dura prova la difesa azzurra. L'Italia difende, ma la Scozia persevera, trova il buco e sfonda. Spinta di Alex Dunbar, che viene trattenuto, ma è Ali Price a trovare Finn Russell, che va oltre la linea azzurra a marcare la prima meta del match. Russell trasforma e porta la Scozia in vantaggio per 10-0. L'Italia guadagna un paio di calci di punizione, che però Carlo Canna sbaglia malamente. Poco prima della fine del primo tempo arriva la seconda meta scozzese e la Scozia allunga le distanze. Di nuovo la Scozia buca la difesa italiana a pochi metri dalla linea. Gli azzurri di Conor O'Shea difendono la linea, ma Price riesce a sfondare e con un calcetto a seguire, e grazie all'intervento di Hogg, l'ovale arriva al sostituto Scott, che segna. Bel lavoro di Hogg e buon supporto di Scott, che estende il vantaggio a 15-0. Calcio difficile per Russell, che manca la trasformazione. Ma la squadra di Ben Cotter si avvicina al riposo con un comodo vantaggio. Anche l'ultima azione azzurra non dà frutto. L'Italia conquista un calcio di punizione, ma Canna sbaglia ancora e le squadre vanno al riposo con la Scozia avanti per 15-0. Inizia bene l'Italia nel secondo tempo e si piazza nei 22 scozzesi. Gli azzurri arrivano vicini alla meta. Dopo un paio di tentativi falliti, l'Italia sembra andare oltre la linea di meta, ma perde il ritmo. Il calcio di Canna, da sinistra a destra, trova Padovani e Esposito, che viene però raggiunto e tenuto alto da Hogg, mentre si tuffa in meta. L'estremo riesce a mettere le mani sotto alla palla e a impedire la meta. Scozzesi sotto pressione e all'ennesimo fallo arriva il giallo per il capitano John Barkley. Con l'uomo in più, l'Italia domina, ma continua a sprecare occasioni e non porta a casa neanche un punto. Molto bravo Hogg in difesa, che compie un altro miracolo su Esposito, negandogli la meta in bandierina e causando l'in avanti di Padovani. Si rimane 15-0 e l'Italia continua a sprecare. Murrayfield esplode con Hogg che festeggia, a dimostrazione di quanto conti questa partita per gli scozzesi. La Scozia cerca la settima vittoria su 8 partite giocate contro l'Italia, e a un quarto d'ora dalla fine trova di nuovo la meta. Hogg calcia in area di meta azzurra, Esposito e Padovani si ostacolano e Visser e Barkley rincorrono. Visser anticipa il suo capitano e schiaccia. L'arbitro chiede l'intervento del TMO prima di confermare la meta. Il calcio di trasformazione di Russell porta la Scozia avanti per 22-0. Ora l'obiettivo è il punto bonus. E la quarta meta non tarda ad arrivare. A 8 minuti dalla fine, una bella azione di Pirgos e Russell che servono Hogg, il cui passaggio perfetto trova Tommy Seymour sulla fascia.
Seymour si lancia in meta e conquista il bonus. Sedicesima meta per Seymour, che chiude una giornata positiva per la sua squadra. Impeccabile la trasformazione di Russell per il 29-0. Conclusione deludente per gli azzurri, sia della partita che del torneo. La Scozia chiude il torneo con 3 vittorie per la prima volta dal 2006. Tutte e 3 vittorie in casa. 14 punti in totale per la Scozia, la cui squadra ha mostrato grande maturità. Van Cotter lascia a testa alta e passa il testimone a Gregor Townsend. Risultato finale a Edimburgo, Scozia 29, Italia 0.